Allora, buon pomeriggio, anzi buonasera, siamo all'appuntamento con Direttissima, dovremmo avere anche Filippo in linea, sempre se si è riuscito a svegliarsi. Filippo, Nonostante la bronchite, qua sono io. hai ancora la bronchite, ma non è possibile. Eppure guarda, l'inverno mi dicono gli ospiti che oggi, che più o meno dovrebbe andare verso un arrivederci e grazie, a meno di... Stiamo avendo un inverno durissimo, quando mai un gennaio così, scusa. Meno Sì. male che c'è Carlo Tanzi che lo può confermare. Ecco, tu sai già chi è l'ospite, cioè come fai a No, vederlo? magari facevo la trasmissione senza sapere chi è l'ospite. Allora, Carlo, lo confermi che un gennaio che non si era mai visto, no? mai visto proprio no, insomma, comunque è stato abbastanza rigido, insomma, Certo, è stato di tutto, neve, abbiamo, sì, freddo. abbiamo avuto la neve a livello del mare, insomma, e parecchi centri anche a Reggio Calabria, per esempio, Appunto, insomma, tu ne qui. sai qualcosa? Senti, Sì. Filippo, lascia che ringraziamo i nostri telespettatori perché sono arrivati i dati Auditel e ci portano, voglio dire, in alto. Ascolti Dillo in veramente. maniera esplicita perché su Facebook non sei stato esplicito. Veramente, già hai letto tutto, veramente da record per quanto ci riguarda. Siamo a ridosso, più o meno delle 70.000, insomma, mi pare un bel traguardo, e questo naturalmente il merito va a chi lavora all'interno di questa struttura, a chi lo fa con senso di Possiamo responsabilità. ringraziare i tecnici, scusa. I tecnici, ho detto, chi ci lavora in questa struttura, tecnici, giornalisti, chi lavora a palinsesto, tutti coloro i quali sono, come dire, impegnati a portare avanti l'immagine di questa rete. Questo ho detto. Va bene Grazie così? mille. Devo aggiungere altro? Ma credo che sia il risultato poi che lo diano i telespettatori sulla qualità del lavoro fornito, sulla qualità dei giornalisti. Quando io ho detto i tecnici, ovviamente non volevo sottovalutare il lavoro dei giornalisti, ma per dire che i tecnici sono fondamentali in tutto, anche nelle promo che si vedono, anche In tutto, nelle in tutto. attività, diciamo, meno appariscenti. Guarda, dopo, da quanti anni fai televisione con me, scusa? È su 4 anni, credo. Ha imparato anche i termini, ha parlato di promo, per lui prima era... Grazie a te, sei stato un grande, grazie a te. Per lui prima era veramente una cosa No, non l'hai fatto, ho fatto altro, ho fatto. Vabbè, però, voglio dire, hai aggiunto la tua esperienza, la tua qualità in E poi questa... conoscerle da vicino in questa struttura è stata anche un'esperienza umana, è un'esperienza umana. Sì, bene, naturalmente sai quanto sono legati a te, ad Arcangelo, i colleghi e a Sì. quanti collaborano con noi, Franco Segreto, Pippo Gatto, tutta gente che ha, come dire, legato benissimo in maniera sinergica e ottimale con l'intera struttura. Ma andiamo alla trasmissione di oggi. Paolo Cappadonna è qui anche con me, insieme naturalmente a Carlo Tanzi, lui è responsabile dell'ufficio che, come dire, delle emergenze, no? Esatto. Quindi questo telefono è squillato in Eh questo sì, anche di notte periodo. purtroppo sì. A proposito di emergenze, perché siamo sempre, come dire, a rimarcare le stesse cose, Carlo Tanzi, sempre le stesse cose, sempre a dire guardate, magari in queste aree non dovete costruire, in quest'altre vanno, queste sono aree che vanno protette, bisogna, però non... Allora, la protezione civile è emergenza, no? L'Italia lavora perennemente in emergenza e noi siamo diventati talmente bravi nella gestione dell'emergenza, in Italia parlo in generale, che siamo forse i più bravi al mondo, no? Sappiamo gestire bene solo le emergenze. Purtroppo la protezione civile, l'emergenza è come il pronto Ci soccorso. manca il pre, diciamo. Esatto, al pronto soccorso il malato arriva quando non si è fatta prevenzione. E la protezione civile è come il pronto soccorso dell'ospedale Annunziata, cioè lì si arriva quando non si è fatta prevenzione, perché quanto più si lavora in prevenzione, tanto meno si lavora in emergenza, e quanto più si fa la prevenzione, tanto meno lavora la protezione civile, questo è un concetto importante. Purtroppo noi lavoriamo tanto, troppo, perché in effetti si fa poca prevenzione in generale. Poca prevenzione, io non so se possiamo vederlo, chiedo alla regia, oggi abbiamo fatto un servizio sull'erosione delle coste, abbiamo puntato l'attenzione sui piccoli centri che gravitano lungo la costa tirrenica nel Cosentino, dove effettivamente la situazione è gravissima. E
Sono anni che si va a, come dire, a rimarcare questo problema. Filippo, sai quante volte abbiamo dato voce ai sindaci, ai cittadini di queste aree, per esempio da Fuscaldo fino a Diamante, però non è, anche penso a Mantea, però non è accaduto nulla, nel senso che si aspettano sempre questi fondi che arrivano dalla regione, si aspetta sempre questo progetto di recupero di queste zone, ma non è avvenuto. Intanto ci sono cittadini che hanno perso la loro abitazione perché è stata, uso un termine forte, mangiata dal mare. Perché mica tu puoi pensare che con quattro massi proteggi tutto un litorale, ci sono le aree che sono state messe a nuovo dai comuni, mi riferisco ai lungomari, alcuni non ci sono più. Filippo, ti ricordi questo? Vediamo se è pronto il servizio, che secondo me è meglio. Non so se è pronto, ma lo possiamo vedere per favore? Mi dite se lo possiamo mandare in onda? Non c'è comunicazione. Ah, eccolo qui. Il mare è diventato il peggior nemico a Fuscaldo e in altri centri del Tirreno e ancora nulla si è mosso per arginarlo. Dal mese di novembre le mareggiate stanno sottraendo metri di spiaggia, distruggendo i muri di cinta, le strade e minacciando le case. Un copione che va in scena di anno in anno con effetti sempre più disastrosi. Guardate il lungomare in zona Madonnella, sembra aver subito un bombardamento. Le onde hanno scavato così tanto che l'asfalto è sospeso nel vuoto. Per fortuna ieri sera hanno chiuso perché il traffico era anche molto pericoloso. Molto pericoloso. Il mare quando si arrabbia è terrificante. Se uno non lo vede non ci può credere, non ci può credere. È una cosa bruttissima. Speriamo che le cose si rimettano al più presto e che facciano i lavori subito. La gente è preoccupata, i viaggi della speranza a Catanzaro non hanno prodotto ancora quanto si sperava di ottenere. C'è ancora da attendere per vedere partire il progetto organico che coinvolge quattro comuni. Intanto ognuno si difende come può. Siamo tornati a distanza di mesi in un'abitazione privata in località Messinette, minacciata dalle mareggiate. Qua siamo in una situazione critica da mesi e mesi e siamo andati anche in regione a far presente la situazione e stiamo aspettando che si smuova qualcosa, dovrebbe esserci un progetto che doveva partire già prima, in realtà ci hanno detto che entro l'estate dovrebbe partire, lo stiamo aspettando con ansia perché non abbiamo più tempo da perdere e soprattutto abbiamo perso quasi tutto con tutti i soldi che abbiamo speso per cercare di arginare il mare per non farlo arrivare in casa praticamente. Ormai è brutto dirlo, ma ci abbiamo fatto l'abitudine, è un disastro che continua. Ogni volta ormai appena si vede una piccola increspatura nel mare si sta col patema d'animo perché veramente è peggio di un film horror alla fine. Se a Messinette sono ormai assuefatti, ad Acquappesa non si aspettava una situazione così grave. Il sindaco è intervenuto subito per riparare i danni a lungomare, ma serve un intervento risolutore. Sono sempre piccoli interventi, tra l'altro con scarse risorse, anzi in questo caso dobbiamo ancora trovarle le risorse, siamo intervenuti con un'ordinanza, speriamo che intanto i nostri amministratori regionali, ma soprattutto i funzionari regionali, si diano una mossa per poter partire con i progetti definitivi che dovrebbero cominciare a sistemare delle zone almeno per un lungo periodo, in modo che ci possiamo dedicare a quelle zone che ora non fanno parte di quei progetti, ma che potrebbero farle, anzi potranno farne parte in futuro, perché dobbiamo fare in modo che tutto il litorale venga preservato. In Calabria ormai 700 km di costa, se da un lato è un vanto, dall'altro è un bollettino di guerra. Bene, Filippo, hai visto queste immagini? Sì, va bene tutto, a parte il fatto che questi reclamano interventi che non sono di competenza ovviamente della Protezione Civile, perché come ha spiegato bene Carlo Tanzi poco fa, la Protezione Civile interviene in situazione di emergenza. C'è però un punto su cui noi stessi, caro Attilio, cioè operatore dell'informazione, dobbiamo essere chiari, perché è di tutta evidenza che quella situazione che abbiamo visto a Messinette deriva da situazioni pregresse che uno dovrebbe chiedersi come mai si è verificato ciò, come mai ci sono state fatte costruzioni a ridosso del mare. Questo è il problema. Se non si interviene su questo come ragionamento, poi dobbiamo vedere come fare, perché è di tutta evidenza che il danno è fatto e quindi bisogna vedere come correre ai ripari. Ma se non c'è una consapevolezza di intervenire a monte, cioè a dire di evitare che si costruisca lì a ridosso del mare, noi non andremo da nessuna parte. Né con Carlo Tanzi, che ripeto non c'entra niente in questa vicenda,
né con la regione, né con la provincia, né con i comuni. Ho capito, però bisogna adesso intervenire, Carlo Tanzi. Ho capito che bisogna intervenire, ma perché nessuno mai si chiede come mai sono stati fatti lungomare, ora non so se è il caso di Messinette, ma altrove tu sai che è così, sono stati fatti messi lungomare, se non costruzioni di civile abitazione a ridosso del mare. Quello è il punto. Ma risalgono a 30-40 anni fa. Sì, sì, ma in effetti buona parte risalgono a 30-40 anni fa, quando la spiaggia mediamente era mediamente intorno a 120-150 metri più avanti, perché un dato oggettivo è che dagli anni 50-60 ad oggi la spiaggia sulla costa tirrenica è arretrata mediamente. Carlo, guarda che il fenomeno riguarda anche la zona ionica. Sì, sì, no, io, dato che stiamo parlando del Tirreno, no? Quindi parlo del Tirreno, sullo Ionio c'è pure il problema, ma è più limitato, sul Tirreno è molto molto più accentuato. Allora, quindi il dato è che, ce lo ricordiamo quando eravamo più ragazzi, no? Tipo Guardia Piemontese, lo scoglio della Regina, negli anni 50 era attaccata alla spiaggia, cioè la spiaggia arrivava fino allo scoglio della Regina. Poi è successo qualcosa, che cosa è successo? C'è un forte legame tra le piogge, le frane, le alluvioni e la costa. Quando piove si verificano i fenomeni franosi. Il materiale che frana a monte arriva tramite i fiumi si intorbidiscono, tutto arriva a mare e quel materiale nutre le spiagge. Che cosa è successo dagli anni 50 ad oggi? I corsi d'acqua, anche a Guardia per esempio, vediamo Guardia come esempio, no? C'è il torrente Bagna, la Fiumara Bagna, che è stata completamente occupata da una speculazione edilizia impressionante, cioè sono scomparsi i fiumi e quindi praticamente i fiumi sono costretti, sono ristretti. E non portano più materiale a mare. Quindi arriva poco nutrimento per le spiagge. Paradossalmente le frane nutrono le spiagge, quindi un circolo perfetto della natura. Purtroppo l'uomo è andato a interferire con questa magia della natura. Non arriva questo materiale. Quando questo materiale arriva a mare nutre le spiagge. Purtroppo questo sistema si è interrotto perché i corsi d'acqua, i fiumi che dovevano portare il materiale a mare sono stati occupati, sono stati impermeabilizzati, ristretti, eccetera. È sempre quello che dico io. Esattamente, e quindi c'è, giusto per chiarire anche un aspetto, divulgarlo in modo molto semplice, no? Ora che succede? Succede che si fregano la spiaggia a vicenda, cioè i vari comuni. Dobbiamo sapere, su tutta la costa tirrenica, come esempio, il materiale va da nord verso sud. Cioè ogni granello di sabbia si sposta per effetto delle correnti da Tortora verso Reggio Calabria, fa questo tragitto. Per cui se noi mettiamo dei pennelli, cioè dei massi, no? Noi vediamo che la spiaggia a nord cresce perché è una barriera, a sud invece è in erosione. Esempio, il porto di Cetraro. Il porto di Cetraro, vediamo che il porto ha creato, a nord del porto si è creata una spiaggia lunga, profonda, 700 metri, a sud tutta la zona di Cetraro, Acquappesa, eccetera, fino ad arrivare a Guardia la spiaggia in erosione, perché si creano queste barriere e quindi ci si frega la spiaggia da comune a comune. Quindi per esempio la stessa cosa a Campora dove c'è stato il porto di Campora, a nord del porto si è creata una spiaggia grande, fateci caso, a sud del porto la SS, la strada statale, è in erosione che sta per chiudere, no? E quindi ovviamente non si può intervenire. La stessa cosa, facciamo un altro esempio, Paola, i pennelli letti di Paola, hanno fregato la spiaggia a sud a San Lucido e non c'è più spiaggia a San Lucido perché la spiaggia, la sabbia sembra la stessa. Ma chi ha pensato un intervento di questo tipo? Doveva tener conto di queste cose? Sono stati interventi puntuali, per cui il problema è stato risolto, e qua Paolo Cappadona può dire tante altre cose, con i cosiddetti master plan, che sono dei progetti complessivi che vanno al di là dei limiti comunali, no? Che inquadrano più comuni insieme, quindi non c'è più il fatto che un comune frega la spiaggia all'altro comune, come accade purtroppo anche a Tropea e così via. Vabbè, penso che Paolo, insomma... No, sì, volevo aggiungere a quello che diceva Carlo adesso. Dunque, a parte il problema strutturale, diciamo, no? Da 30 anni abbiamo la costa in erosione per i motivi che sono stati detti, c'è anche... anni 50-60, dopo le alluvioni degli anni 50, siamo intervenuti con opere trasversali sui fiumi, quindi non è solo, diciamo, l'occupazione dei fiumi, ma c'era un pensiero diverso della difesa del suolo, per cui bisognava intervenire sui fiumi per consolidare, ma abbiamo creato queste briglie che hanno trattenuto il materiale che doveva arrivare, quindi l'abbiamo determinato noi. L'ambiente costiero marino è un ambiente estremamente dinamico. Qualche anno fa
è stato pensato meritoriamente da parte della Regione e dall'autorità di bacino uno studio complessivo delle coste calabresi. E questo studio ha tenuto conto anche delle opere esistenti, cioè si erano creati questi pennelli, quindi si sono mappati tutti questi pennelli e quindi si è creato un sistema di opere da realizzare in modo da mettere in sicurezza definitivamente le spiagge e anche creare un ripascimento delle spiagge stesse. E quello a cui stiamo oggi è un po' paradossale, perché non è un problema di fondi, come spesso molti sindaci intervistati dicono, i soldi ci sono. Ce n'erano prima e ci sono adesso col patto per la Calabria, ci sono tanti fondi messi a disposizione. Volontà o mancanza di progetti? Il problema sono i progetti e il problema è la difficoltà di realizzazione dei progetti. Qua bisognerebbe capire bene le responsabilità, però voglio dire una cosa, l'ambiente costiero marino, come dicevo, è un ambiente estremamente dinamico. Se io realizzo uno studio come questo che mi ha tiene conto, come dicevo, delle opere realizzate, tiene conto ad esempio della batimetria, cioè fa uno studio praticamente della costa al momento e sulla base di questo si progetta un'opera. Se io faccio passare 2 anni, quel progetto che ho realizzato non serve a niente. Oggi questo master plan è datato, diciamo, è obsoleto, perché la costa intanto è arretrata. Se era prevista un'opera a Fuscaldo, ad esempio, quell'opera non funzionerà adesso con i nuovi cambiamenti. Quindi interventi costanti per riaggiornare, diciamo, questa... No, se si pensa che l'intervento va realizzato. Ma si può realizzare un intervento che duri negli anni? Sì. Oggi si usano il master plan prevedeva queste barriere soffolte, cioè delle scogliere poste sott'acqua a distanza, che diciamo limitano il potere erosivo e l'energia delle onde. Però ribadisco, quando si realizza un progetto, le condizioni date, cioè lo stato attuale deve essere quello. Se io lo realizzo dopo 3 anni, e questo si sta verificando, probabilmente le condizioni sono cambiate, e secondo me in quest'area sono cambiate. Quindi dubito che questi progetti funzioneranno. Quindi in attesa, insomma, dobbiamo dire, in attesa che si realizzi un focus su questo problema e i sindaci portino all'attenzione della Regione quelle che sono le emergenze, le urgenze a cui far fronte, e dobbiamo, come dire, assistere a situazioni come queste. Perché ma non c'è. Ma ho capito, sì, però caso poi alle solite però. Allora, il sindaco se la piglia con la Regione. A Regione se la piglia, non ho capito con chi. La situazione è quella che ha detto ora Cappadonna, ora l'ha detto. Ho capito. Se noi siamo in grado. Ma ci vogliono soldini però per fare le cose. Scappati i buoi, primo concetto, i buoi sono scappati. Allora dobbiamo essere consapevoli che i buoi erano scappati per i motivi che ho detto io e poi ha aggiunto con dati di fatto tanti poco fa. I buoi sono scappati anni fa, dopodiché noi dobbiamo far fronte a questa situazione derivata dai buoi scappati. Se i progetti si fanno oggi e poi si attuano fra 3 anni, è di tutta evidenza che succede quello che ha detto Cappadonna, cioè a dire sono inutili i progetti. Allora a quel punto bisognerebbe fare un'autorità, non lo so, le autorità di bacino già ci sono, le autorità di bacino, gli assessori, non so se qualcuno può intervenire per accelerare i tempi, ma voi due sapete benissimo, meglio di me, di Attilio, i tempi e il funzionamento della burocrazia regionale, non la devi indicare. Biblici, elefantiaci. No, però voglio dire una cosa, purtroppo la burocrazia non è solo alla Regione Calabria, i tempi con la burocrazia, i ricorsi, no? Abbiamo visto pure dopo il terremoto d'Amatrice, per comprare le casette sono passati 4 mesi perché il capo del Dipartimento della Protezione non poteva farlo perché c'era tutti i tempi della burocrazia. Purtroppo è un fatto che riguarda un po' tutti. Però voglio fare solo un esempio, anche perché Attilio va al mare, va a Diamante, ogni tanto ci incrociamo, no? Quando si interviene a Diamante, si è intervenuto sul lungomare nuovo. Scusami Carlo, non va al mare a Diamante, va a Diamante, il mare manco lo vede Attilio. Cioè, eccolo. No, però per esempio a Diamante la zona del lungomare cosiddetto nuovo sono stati realizzati degli interventi e già in un anno la spiaggia è cresciuta di quasi 80 metri, la spiaggia era arretrata, no? E si è riformata la spiaggia. La stessa cosa pure sull'area Diamantea, si stanno realizzando i primi interventi e già un tratto, per cui se si interviene in tempi rapidi, ecco, la spiaggia si riforma, però bisogna intervenire in tempi rapidi ma con progetti che non siano di somma urgenza. Non tampone. Non tampone, perché poi si creano, poi dopo si interviene in emergenza, si tampona il momento e dopodiché tra 2 o 3 anni quello che si era fatto si deve rifare un'altra volta. Oh. Faccio un esempio, la Fiumara La Verde vicino Bianco, no? Provincia di Reggio Calabria.
E dopo l'alluvione del 2015 hanno realizzato una cretinata, insomma, scusate il termine, cioè hanno realizzato un argine lungo 70-80 metri, un pezzo per proteggere alcune aziende agricole, cose. Con la leggenda alluvione hanno speso un centinaio di migliaia di euro, con la regione, quindi un pezzo all'interno di una mega fiumare, eccetera, qualche giorno fa, qualche settimana fa, è sparito l'argine. Perché sono tanti piccoli interventi che non sono coordinati. Invece è chiaro, bisogna individuare un sistema progettuale di scala regionale, bisogna intervenire su esatto. grandi opere. Ogni tanto con Carlo ci incrociamo a Diamanti a osservare il porto. Il porto, esatto. il porto perché ormai... E Diamante è una situazione paradossale, perché mentre per esempio su Cetraro, lo dico anche perché buona di mia madre era originaria di Diamante, no? E Diamante è l'unico porto naturale. Cioè a Diamante, a differenza degli altri porti, dove ci stanno situazioni, sono porti realizzati tipo quello di Cetraro, di Campora, no? Che hanno impattato e hanno creato problemi di erosione perché il fondo è sabbioso. Invece Diamante, il fondo sotto il lungomare non c'è sabbia, c'è roccia. Quindi il porto a Diamante sarebbe la cosa più naturale del mondo. Vogliamo che non farebbe... E la merita tutta, E non questa farebbe nessun danno. Che non si fa, la facciamo. Dobbiamo fare una Filippo, dobbiamo dedicare una puntata a questo. Ha toccato un tasto, Carlo, questo del porto di Diamante, che dovremmo fare una cronistoria precisa di quello che è avvenuto, guarda, a te. Di quello che non sta avvenendo. Siamo in pubblicità o no? No, ancora no, c'è Paolo no, che ha. Io volevo fare una domanda a Carlo. Quando lui ha parlato delle casette di Amatrice, perché ha toccato un tasto. Ma non c'è un problema che vi hanno cacciato qualche potere alla Protezione Civile? Allora, io eccolo. Allora, ai tempi di Bertolaso si faceva tutto in somma urgenza. Cioè si facevano anche i campionati del mondo di nuoto in somma urgenza, si faceva il G8 in somma urgenza, si spendevano centinaia di milioni di euro in somma urgenza. Che cosa vuol dire? Senza alcun bando e tutto quanto in modo immediato. Ed era una scorciatoia. Si è esagerato, abbiamo visto che si è esagerato, poi le inchieste, cose, è uscito fuori il caso Bertolaso, eccetera. Invece ora si è passato esattamente all'opposto. Mentre prima si potevano, anche Cavallerizza è stata realizzata, insomma, urgente, 52 milioni di euro, senza bandi e senza niente, per esempio. Poi si è passato esattamente all'opposto. Cioè, per comprare quattro tende bisogna fare tipo 40.000 euro. Bandi europei, pareri e cose varie. Cioè, se scatta un'alluvione, facciamo scongiuri domani mattina, io per comprare le tende, che ne so, 40.000 euro di tende, devo fare bandi su bandi. E quindi si è passato all'opposto. Si deve trovare un giusto equilibrio tra l'eccesso dei tempi di Bertolaso, e però non si può neanche lavorare con le mani legate, insomma, per gestire le voleva. Scusa Filippo, perché Paolo voleva dire una cosa sul porto. Una cosa, perché non tanto sul porto, diciamo, in generale, perché diciamo, l'osservazione era quella, dobbiamo fare una puntata e ricostruire, e allora è venuto in mente il ruolo dell'informazione. Volevo fare questo tipo di considerazione, cioè quando diciamo la burocrazia rallenta, diciamo tutto e niente, infatti i problemi poi non si risolvono. Per quella che è la mia esperienza, io prima di essere in Protezione Civile con Carlo sono passato in Protezione Civile con lui, ma in realtà prima mi sono occupato per 20 anni solo di difesa del suolo. Quindi. La mia esperienza è questa, spesso diciamo, ci sono le risorse, i tempi tecnici di realizzazione di un bando, di una gara, poi non sono nemmeno così lunghi. Il problema è che non c'è la giusta attenzione verso questi problemi. Noi oggi finiranno le maneggiate, voi stampa diciamo non ve ne occuperete più. No, poi cominciamo col mare poi, esatto, con la qualità del mare sporco, giusto. Però poi succederà, non è tanto il tempo per fare una gara per affidare dei lavori, ma per esempio, che ne so, ci sarà un settore cruciale in cui manca il dirigente e la politica non lo nominerà e aspetterà 6 mesi per nominare quel dirigente. Quei 6 mesi faranno sì che scadrà il bando. D'accordo, sono d'accordissimo con te, sposo perfettamente. Noi viviamo di periodi in cui gli argomenti sono obbligati. Pure noi. Sono obbligati, perché noi adesso... Pure noi una specie Protezione Civile. Bravo, no, noi tra qualche mese cominceremo a renderci conto del fatto che le acque del mare sono sporche, i depuratori
scuole non funzionano e si andrà avanti. Poi finisce l'estate e c'è il balletto dei numeri, ci sono stati più turisti, meno turisti, poi arriva la stagione delle piogge, delle frane, non quindi si fa il conto dei danni che ci sono stati, poi arriva il nuovo anno e si comincia a progettare chissà che cosa, insomma non ne usciamo più, perché ogni qualvolta c'è per esempio una fase di forte maltempo, noi ci sentiamo spesso con Carlo perché lo chiamo per sapere al telegiornale che cosa è accaduto e mi racconta sempre quello che ha generato il temporale, ma anche quello che noi come calabresi abbiamo, come dire, disatteso in termini di regole nella gestione del territorio, e abbiamo, come dire, consentito poi al maltempo di fare i danni che ha fatto. Mandiamo la pubblicità e poi ne parliamo. Sì. Torniamo in diretta. Sì. Che vuoi dire? Vuoi dire qualcosa? No, stavo parlando un attimo anche di questa burocrazia, che mi piace questo argomento che hai introdotto. Ne parliamo spesso, però vediamo chi la subisce sulla propria pelle, che peso ha. Sorridi. Lui ha avuto una polemica diretta, Carlo. Perché non è che le cose siano cambiate, però. Appunto, io questo gli volevo chiedere, tu mi hai anticipato. Vabbè, io... quasi quotidianamente ho discussioni, litigi, cose con vari funzionari, perché è facile prendersela con i politici, no? Però poi alla fine la macchina burocratica non è la politica, sono i funzionari, i dirigenti, eccetera, che gestiscono con la burocrazia, gestiscono potere. Perché per far andare un foglio da una parte all'altra, no? Con un click passa immediatamente, con una email, un WhatsApp o altro, no? Invece deve passare da una scrivania, poi deve stare una settimana, un mese, valutazione impatto ambientale per esempio, no? In attesa del parere sono passati anche anni per realizzare quello che è stato fatto per esempio a Fuscaldo, quel lungomare, c'era il progetto 3 anni fa. Nel frattempo il mare non è che aspetta la burocrazia, il mare prende e fa le mareggiate, fa il proprio dovere. Purtroppo il lungomare l'abbiamo perso perché la colpa è stata dei tempi della burocrazia. Quindi questa carta che passa da una parte all'altra. Esatto, cioè. Da una parte all'altra, poi va dall'altra, poi così, poi quello non si capì, poi te la portano indietro, poi te la avanti. Io mi sono spesso, perché poi ho a che fare con vite umane, no? Quindi me ne frego della burocrazia, poi prendermi litico come ho fatto. In passato ho minacciato di dimettermi perché doveva partire il progetto per la riorganizzazione strutturale della protezione civile. Cioè, sai che c'era? Quando pioveva prima, appena mi sono insediato, se ne andava la luce dalla sala operativa, lo sai? E quindi praticamente io non dormivo la notte, perché andandosene la luce non partivano gli allertamenti ai sindaci, no? E quindi io non dormivo perché magari i sindaci non ricevevano allertamento e qualcuno ci poteva pure morire sotto una luce. Quindi io aspettavo un progetto europeo per avere i fondi per rifare la sala operativa, cosa che stiamo facendo ora, tra qualche settimana ti daremo qualche novità anche su delle app innovative, eccetera, eccetera. E quindi è tutto così. E quando io vedo che c'è il progetto già pronto, tutto pronto per partire, poi tutto si arena sulla scrivania di una burocrate, e mi sono incavolato, cioè è impossibile continuare. Magari piena di cartelle, di sì, perché no, poi... questi... fascicoli... fascicoli eccetera, io ancora quello che dico con i fascicoli, fascicoli c'è quando le cose passano attraverso internet. Io vorrei nella protezione civile nell'arco di 6 mesi eliminare la carta, perché non serve la carta, ormai tutto si può gestire tramite cellulari, palmari, WhatsApp o simili eccetera, e la comunicazione immediata, e si elimina tutta la gran parte della burocrazia. Invece io immagino quando c'era Catanzaro, ecco, questo grande passaggio del passaggio in cittadella, siamo tutti sotto lo stesso tetto, quindi io vado sopra sotto e trovo tutti. Prima a Catanzaro, quando si passava da via Crispi alla sede di via De Filippi, cioè, si passava nel traffico, a via Palazzo Alemanno, si passava nel traffico di Catanzaro per portare una carta da una parte all'altra. E quindi prima poi arrivava l'ufficio, era chiuso, quindi poi l'ufficio era chiuso, dopo. Infatti all'epoca c'era il grande potere degli autisti, gli autisti all'epoca avevano un grande potere perché gestivano i collegamenti, cioè, tutto la burocrazia è potere.
E purtroppo questa era burocrazia. Poi alla fine dei conti il presepe si fa con questi pastori, bene o male, sono sempre più o meno le stesse persone, perché nella regione ci stanno tante persone brave, preparate, però sono state messe da parte perché davano fastidio, interferivano, quelli bravi danno fastidio, perché quelli bravi hanno una testa pensante. E dato che si è voluto, io ora spero, c'è stato un input importante, perché sono stati ruotati tutti i direttori generali, questo non lo dimentichiamo. Con questa giunta sono stati ruotati, cambiati i direttori generali, cioè la testa della regione. Ma se la testa è quella, però insomma. E il problema è che però si è avuto il coraggio di avviare questo cambiamento. Poi solamente il fatto, io sono, come sai, uno che non ne manda a dire, sono un rompiscatole, se sono stato messo magari a dirigere in un settore delicato, eccetera, evidentemente c'è stata una volontà pure di cambiare. Però, ripeto, questa volontà di cambiamento poi si infrange contro la burocrazia, questo muro di gomma dei settori a tenuta stagna, un settore non comunica con l'altro, sono tanti nuclei di potere. E fin quando, te lo dico perché ormai sono un anno e due mesi che sono in regione, vengo da un ambiente come il CNR, è tutto un altro ambiente, se non si cambia questa cultura e questa mentalità, se non vanno in pensione questi vecchiardi burocrati della regione e non vanno posto alle nuove generazioni, veramente la vedo veramente dura per i nostri figli. Questo... È andato leggero, Carlo. Evidentemente vive sulla propria pelle una situazione di questo tipo. Sulla propria pelle. Io non lo so, lui c'è dentro. Per io questo. La regione Calabria, secondo me, all'ingrosso, ovviamente, fatte salve tutte le posizioni di persone per bene, è un assoluto mostro, un assoluto mostro. Senza testa, no? Sei d'accordo, Carlo? No? È un mostro, ma poi è un mostro che fa parte anche della nostra cultura, no? Dell'amicizia, degli amici, eccetera, insomma. È un mostro per questi motivi. Paolo prima mi diceva, mentre non dalla pubblicità, Paolo Cappadone, dice tu vai da un dirigente e gli spieghi una cosa che devi fare, quello ti guarda e dice ma che sta dicendo? No, mentre parlava Carlo mi veniva in mente un'altra cosa simpatica sulla carta, no? Questa è una cosa che si può facilmente riscontrare. Tutti noi dipendenti regionali abbiamo, c'erano dei modelli per l'invio in missione, ad esempio, si compilava un modello abbastanza complesso, per cui motivazione, questo modello poi veniva autorizzato. Dopodiché, qualche anno fa, per fortuna, badge, informatizzazione, nuovo sistema, quindi oggi uno va, si collega sul sito, entra, dice i motivi della missione e il dirigente autorizza informaticamente sul computer la missione, dovrebbe essere sparita la carta, no, si deve fare anche il modello cartaceo. È chiaro, perché... Quindi siamo passati da un momento in cui c'era solo un modello, adesso se ne fanno due, uno sul computer e uno sulla carta. No, non capisco il motivo, però è vabbè, ma va messo in archivio, no? Archivio, la carta è importante, mettere la carta in archivio. Poi la carta costa, quindi insomma, sì, no, o la carta canta o la carta costa. Io volevo ritornare un attimo sulle questioni della protezione civile e dell'emergenza per fare una domanda ai nostri due ospiti. La situazione che loro hanno vissuto più e che vivono anche, più delicata in tutta la regione, qual è quella della Ionica Regina o ci sono altre? A me mi pare quella, però magari mi sbaglio. Vabbè, sono tante situazioni, ma poi dipende, no? Allora, la Calabria, la caratteristica della Calabria, ci sono tanti piccoli bacini idrici, circa 1000 sono in Calabria i bacini, a differenza per esempio dell'area del Po, il Po è un grande bacino, arriva a sonda di piena e prende, invece in Calabria è una specie di roulette russa, dove cade la bomba d'acqua, no? Avete visto le celle temporalesche, no? Quando si fa l'allertamento arrivano queste masse d'acqua che scaricano su un punto preciso. Mi viene in mente l'alluvione di Vibo Valentia del luglio 2006. Sì. A Tropea facevano il bagno e a Vibo Valentia è arrivata sta bomba d'acqua, no? Proprio su Vibo. In quei piccoli bacini si è concentrata sta bomba e ci sono stati 3 morti. Ecco, il problema non è tanto cosa mi preoccupa, il problema è dove andrà a cadere, su quale dei 1000 bacini andrà a cadere la bomba d'acqua. Se può cadere su Reggio e fare danni sulle 7 fiumare che passano intubate sotto Reggio,
può cadere su Paolo e far franare il pezzo dell'ospedale di Paolo, è tutto, può cadere anche nella Locride, dove purtroppo sono tre anni di fila dove sta piovendo in modo molto consistente e là fa danni. Ecco, le situazioni che mi preoccupano nel pensare come si può verificare un'emergenza, ecco, fa preoccupare pure Zumpano, perché se cade sulla zona del Carrefour, eccetera, dove sappiamo bene cosa c'è, no? Dove ha investito la camorra lì ha investito, è inutile che ci nascondiamo, lì ha investito la camorra, questo ci deve far pure pensare, no? Ha investito 20 milioni di euro e la camorra può, e l'ha potuto far costruire in una zona a rischio, dove c'è il rischio di perdere vita umana. E quindi, ecco, per quello che dicevi tu, anche lì c'è lo zambino dell'uomo, perché quel costone che frana da migliaia di anni, in passato franava e non ha fatto danno a nessuno, quindi il rischio è zero. Se l'uomo è talmente stupido che ci va a costruire sotto, allora fa il danno. Quindi sono tanti fattori messi insieme, da un lato la lentezza della burocrazia, però anche dall'altro lato la mano dell'uomo, e là, purtroppo l'abusivismo edilizio, eccetera, eccetera. Questo, le non regole. La mancanza di regole, no? Ma no. Questo, ripeto, questo non è un patto solo calabrese, no, questo no. Riguarda un patto. Rigopiano, l'albergo che è stato fatto sotto lo scolo, la fine di un canalone, quello è il caso più eclatante, no? Dove ci sono stati i morti. Senti, ma la Locride è l'area, diciamo, più esposta della Calabria per quanto riguarda, come dire, le perturbazioni, perché sta colpendo solo il territorio, sta colpendo da tre anni a questa parte sempre solo quell'area in maniera così massiccia. Non c'è una zona più esposta, c'è da un lato lo Ionio, dall'altro lato il Tirreno. Dipende da dove arrivano le perturbazioni. Se le perturbazioni arrivano da est, no? Quindi arrivano dai Balcani, arrivano direttamente sulla costa ionica. Se invece arrivano da ovest, arrivano dall'Atlantico, beccano invece tutta la costa tirrenica. Quindi beccano Paola, beccano Tropea e così via. Dipende da dove arrivano. Ultimamente, statisticamente, arrivano più frequentemente sul lato ionico. Poi quando arrivano da nord, come è successo all'inizio di gennaio, arrivano anche fredde, no? E quindi, perché sono arrivate direttamente dalla Siberia e sono arrivate direttamente sulla costa, e perché il motivo per cui è nevicato, diciamo, fino al livello del mare, no? Dipende, insomma, come si muovono. Ma la conta dei danni l'avete più o meno fatta o no? La stiamo, diciamo, perché noi facciamo, quando si verifica un'emergenza, quindi noi abbiamo... Innanzitutto abbiamo dovuto mettere in sicurezza le persone, perché la cosa più importante è fare gli sgomberi nelle zone a rischio, eccetera, i lavori in somma urgenza, eccetera, e poi si iniziano con la ricognizione dei danni anche ai privati, no? E dopo, magari tra qualche settimana, si potrà avere anche contezza di quello dei danni subiti anche dai privati. Insomma. Paolo, sono enormi, no? Sì. Sì, purtroppo sì, perché peraltro sono criticità e danni che si sommano a quelli che si sono già verificati l'anno scorso, in particolare l'alluvione del novembre 2015. Ma io volevo aggiungere una cosa, diciamo, proprio anche per rispondere alla domanda prima di Filippo, quello che ci preoccupa. Devo dire che per quello di cui mi occupo peraltro, sulla questione emergenza, gestione dell'emergenza idrogeologica, qualche passo avanti si è fatto. Tra il nuovo sistema di allertamento, tra l'operatività che abbiamo raggiunto insieme ai sindaci e all'associazione di volontariato, alla fine oggi contiamo i danni, ma per fortuna non contiamo nessuna vittima e siamo riusciti a tamponare una serie di situazioni in maniera molto artigianale. Però io l'altro giorno facevo questa riflessione insieme a lui proprio su questo. Abbiamo avuto a gennaio 2017 adesso l'allerta rossa due settimane fa, sono piovuti 350 mm di pioggia, sono stati danni, ma per fortuna, gli sgomberi sono stati fatti per tempo, le scuole sono state chiuse. Quindi qualcosa sta migliorando. Qualcosa nel sistema complessivamente dell'emergenza, che per salvare le persone. Quello che in realtà ci preoccupa fortemente, ci stiamo lavorando, purtroppo è il rischio sismico, la gestione dell'emergenza sismica, perché su quella oggettivamente ancora come sistema protezione civile nel suo complesso non siamo preparati. Cioè, i comuni hanno preparato per esempio i percorsi di fuga, i percorsi di protezione. Infatti, stiamo lavorando proprio su questo. Adesso noi a fine gennaio, cioè a fine febbraio, concluderemo un'attività che abbiamo iniziato a dicembre con la definizione di un livello base
della pianificazione di emergenza comunale per tutti i comuni, quindi uniformiamo questo livello e lo rendiamo anche fruibile da un punto di vista informatico, che è importante, quindi sapere quali sono gli edifici strategici, l'emergenza, le vie di fuga, le vie di interconnessione per la gestione dell'emergenza. Poi occorrerà, in quest'anno abbiamo programmato una serie di altre attività proprio finalizzate a questo. Oggettivamente quello che è successo quest'anno ad agosto, a partire da agosto nel centro Italia, ci preoccupa non poco, perché questa è una caratteristica comune un po' in tutta Italia, cioè la gestione dell'emergenza è oggettivamente difficile proprio perché non ci prepariamo per tempo e manca questo aspetto, diciamo, di prevenzione proprio della pianificazione dell'emergenza comunale. Senti, ti voglio fare questa domanda, Carlo, ma prima del vostro avvento, no? Come funziona la protezione civile? Prima del nostro avvento la protezione civile era strutturalmente diversa. Nella protezione civile c'era il dirigente che valeva come il due di coppa, come si dice quando la briscola è a denari. Cioè non contava niente o quasi niente. E poi c'era il sottosegretario, cioè la parte politica, che è quella che contava tantissimo. La protezione civile faceva politica. La protezione civile era emanazione della politica. Anche le associazioni di volontariato di protezione civile era un'emanazione della politica. Tant'è cioè, vero che per poter, se tu volevi fare una, solo in Calabria questo era così, il volontariato è la cosa più bella che c'è. Se tu volevi organizzare un'associazione di volontariato di protezione civile, per poter entrare nel sistema regionale dovevi fare i test, che quelli di medicina non sono niente. Cioè dovevi, allora la politica gestiva l'ingresso delle associazioni. Era l'unica regione d'Italia. Io ho cambiato il regolamento da qualche settimana, ho cacciato questa possibilità, perché eravamo l'unica regione d'Italia. E quindi ora chiunque, abbiamo una bellissima partecipazione, molti sindaci stanno creando gruppi comunali di protezione civile, associazioni, perché deve essere libero l'associazione di protezione civile. Filippo, prima invece no. Filippo, prima... allora io e te i quiz non potevamo farli, eh? No, vabbè, ma... non è questione che te potevamo farle, perché loro hanno sollevato un problema più generale. Direi. Sì, però... Un problema più generale, volevo soffermarmi un attimo per chiedere loro, a tutte e due con grande sincerità, se il sistema della protezione civile, appunto dopo un anno e due mesi, è migliorato e se si può essere più o meno tranquille da parte dei cittadini calabresi sull'intervento di emergenza, parlo sempre, ovviamente. Allora, è chiaro che dal mio punto di vista io la vedo in modo ovviamente positivo, no? Ma non con onestà intellettuale. Io credo che stia cambiando l'approccio al problema, perché il Presidente Oliverio, che ha una grande esperienza di amministrazione, ha cambiato la struttura della protezione civile, ha eliminato il sottosegretario nella nuova struttura. Ora non è più un dipartimento la protezione civile, è un'unità organizzativa autonoma che dipende direttamente dal Presidente. In questa ristrutturazione è stato eliminato il sottosegretario, quindi la politica non c'entra più niente. Prima la politica mandava le autobotti anche presso le piscine di qualche politico di turno. Per riempirle, giustamente. Per riempirle. E questa è la protezione. No, oppure Paolo, si attivavano le associazioni di volontari. C'è un'associazione di Reggio Calabria che è sempre la stessa ad essere attivata, che vanta 380.000 euro di rimborsi per assistenza ai giri ciclistici, alle sagre, alle processioni. Questa non è protezione, questa così si è fatta la protezione civile. Io questa situazione l'ho eliminata. Quindi ora tutte le associazioni sono sullo stesso livello. Un'altra riforma che ho fatto col volontariato, che è fondamentale, la protezione civile in altre regioni si basa sul volontariato. Ho eliminato la possibilità per i dipendenti della protezione civile di far parte delle associazioni volontariate, perché in passato certe associazioni erano sempre le stesse ad essere attivate. E guarda caso c'erano dipendenti della protezione civile regionale. Ora questo è incompatibile. Così come tra i dirigenti delle varie associazioni non ci possono essere pregiudicati, insomma, ci devono essere persone cristalline, e anche un processo di moralizzazione. Visto che abbiamo parlato di volontariato, un'attenzione particolare l'abbiamo rivolta anche ai disabili. Cioè le associazioni di volontariato, quando si verifica una calamità, le prime persone che devono essere soccorse anche dalle associazioni di volontariato devono essere i disabili, quindi anche un censimento dei disabili comune per comune. Stiamo cercando di sensibilizzare anche l'opinione pubblica
i sindaci per esempio, no? Sui piani di emergenza comunali, che venivano considerati in passato come faldoni perché uno ce l'ha e quindi sta tranquillo, invece burocraticamente parlando, non è così. I piani di emergenza comunali che sono, in due parole, quando si verifica un terremoto, la gente deve scappare lungo strade sicure e deve andare in posti sicuri. Quindi i percorsi vanno fatti, vanno devono essere indicati. Allora, nei piani di emergenza comunali viene pianificata l'emergenza. Cioè, se tu abiti, che ne so, a Piazza Europa a Cosenza, devi sapere che l'area d'attesa è, per esempio, all'ANAS, faccio un esempio, non è così ovviamente, cioè l'area d'attesa... Così praticamente se c'è una calamità, un grande terremoto, una grande alluvione, gli elicotteri, no, della Protezione Civile Nazionale devono sapere dove andare a prendere le persone, perché sennò si crea un caos totale. Ecco, Amatrice insegna. Ecco, noi stiamo cercando con grandi difficoltà, perché non è facile muoversi in questo contesto, però stiamo cercando di far capire ai sindaci, anche quelli che ci stanno ascoltando, che il piano d'emergenza non è burocrazia, è vitale, cioè il piano di emergenza salva la vita. Quindi Paolo, per chiudere, si è cambiato registro, si sta scrivendo una pagina nuova. Stiamo cercando, sì, ovviamente io voglio dire, non vorrei creare false aspettative, nel senso che noi poi alla fine siamo anche pochi, però quello che stiamo cercando di fare, ci stiamo impegnando, diciamo, al massimo, poi i fatti ci diranno la verità. È proprio sì, è riaggiornare proprio il sistema di protezione civile. Mi veniva in mente, mentre parlava Carlo, che abbiamo per esempio avviato un nuovo rapporto con tutte e cinque le prefetture calabresi. Abbiamo in programma di rendere, diciamo, fruibile la sala operativa e condividere la nostra sala operativa, quindi le informazioni insieme a quelle delle altre forze che partecipano al sistema di protezione civile, penso alle forze dell'ordine, penso ai vigili del fuoco. Avremo un incontro, per esempio, una cosa mai successa, abbiamo avuto già un incontro col nuovo capo compartimento ANAS e avremo un altro incontro adesso operativo proprio per capire come condividere le informazioni. Questa condivisione delle informazioni rappresenta proprio il nuovo sistema di protezione civile che stiamo... Scriviamo una pagina nuova. Ma se posso permettermi, a parte la protezione civile come emergenza, in passato dalla protezione civile passavano decine di milioni di euro che venivano spesi diciamo, commesse da parte di grossi gruppi che in passato hanno fatto in getta, diciamo, di finanziamenti pubblici, quindi dei nostri fondi. Ora questo non accade più. Ora certi sistemi distorti di finanziamento anche attraverso la protezione civile, e credo che non sia poco, non ci stanno più. Questa è una buona notizia. Filippo, noi dobbiamo chiudere. Abbiamo già finito. Sì, dobbiamo chiudere. Ti stava piacendo. C'erano tante altre domande, vabbè, ma insomma lasciamo perdere. Ma mica li possiamo rinvitare tra una decina di giorni. Però abbiamo pigliato un impegno, oggi pomeriggio. Come? Abbiamo pigliato un impegno, Porto dei Diamanti. Sì, Porto dei Diamanti, sì. Ma non solo Porto dei Diamanti, tra una decina di giorni, quando diciamo può dirsi 15-20 giorni conclusa questa fase, diciamo, invernale, speriamo. Facciamo un bilancio di come è stata gestita e quali sono, perché avremo anche contezza della cifra che derivante dai danni causati dal maltempo. Certo. Grazie a Carlo Tanzi e grazie a Paolo Cappadonna, buon lavoro. E noi domani ci occuperemo di disabilità. E ti farò vedere le cose incredibili, Filippo. Non parli, Filippo.